Il panico a bordo, il barcone azzurro che vedete sullo sfondo che si inclina all'improvviso, forse perché investito da un'onda più forte delle altre. A bordo un mezzo migliaio di persone, oltre 200 finiscono in acqua al largo del porto libico di Zuara. Molti non sanno nuotare. Sul posto interviene la nave Phoenix dell'ONG MOAS, che è riuscita a salvare la vita a centinaia di persone, ma per almeno 34 di loro non si è fatto in tempo. C'erano anche neonati tra i tanti bambini morti in quest'ultimo naufragio, i corpi adagiati sul ponte e sulla prua della nave di soccorso. Mentre parliamo c'è il dottore che sta aprendo i sacchi. Ci sono non solo bambini, anche piccoli bambini, proprio forse di mesi. Questo è qualcosa che consuma noi come missione di ricerca e soccorso, ma dovrebbe consumare tutta l'Europa. Abbiamo 603 persone e 32 corpi, e non potendo più ospitare nessuno a bordo, stiamo aspettando di sapere quale sarà il posto di sbarco. La ricerca di altre persone in mare prosegue anche adesso, ma ad alimentare oggi le polemiche è la denuncia di una ONG tedesca e di Medici Senza Frontiere, secondo cui i libici avrebbero sparato contro i barconi carichi, contribuendo al panico e al naufragio. I colpi sarebbero arrivati da quelle motovedette consegnate dall'Italia a Tripoli nell'ambito dell'accordo siglato a febbraio per la lotta ai trafficanti di uomini. La Marina libica smentisce categoricamente, ma il Viminale vuole rivedere le regole affidando un ruolo più centrale alla Guardia Costiera Italiana. Noi siamo lì per proteggere le persone, ma siamo anche noi delle persone e come Italia abbiamo bisogno di essere protette.